cambiamenti climatici stanno scalando l'agenda della politica mondiale grazie a un notevole attivismo, soprattutto giovanile. Greta Thunberg parla alle Nazioni Unite, milioni di studenti scendono in piazza per gli scioperi globali ribattezzati Fridays for Future. Intanto, sul versante scientifico, è da decenni che si lavora per determinare lo stato di salute del nostro pianeta. Una grossa mano arriva dallo spazio. È di questi giorni la notizia che l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, ha selezionato una nuova missione dedicata all'osservazione della Terra. Si chiama Forum e sarà la prima che misurerà il bilancio energetico della Terra sfruttando le immagini del cosiddetto lontano infrarosso. È una novità importante che permetterà di analizzare l'energia termica che emettono nell'infrarosso i composti presenti in atmosfera, come vapore acqueo, CO2, ozono e nubi. Questa energia viene poi calcolata per determinare la differenza tra quella che arriva sulla Terra dal Sole e quella che ne esce, un numero che dovrebbe essere in equilibrio intorno allo zero e che invece è attualmente superiore. Ecco perché il clima sta cambiando. Ne abbiamo parlato con il coordinatore del team internazionale che segue la missione Forum, Luca Palchetti, dell'Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Questa missione misura per la prima volta lo spettro di emissione della radiazione termica emessa, diciamo, al vertice dell'atmosfera, quindi sia dalla superficie terrestre che dall'atmosfera e dalle nubi, in una regione spettrale dove le altre missioni non hanno operato finora, non ci sono, diciamo, misure in quello che noi chiamiamo il lontano infrarosso, che è una regione in cui la lunghezza d'onda della radiazione elettromagnetica è compresa fra i 15 micron e i 100 micron. Ora, questa regione spettrale è molto importante, diciamo, per il bilancio energetico della Terra, perché contiene all'incirca il 50% dell'energia che viene dispersa dal pianeta verso lo spazio. Quindi in questo momento le altre missioni misurano lo spettro in una regione adiacente, nell'altro 50%, e da quello spettro lì ricavano informazioni sui contenuti dell'atmosfera, e quelle informazioni vengono utilizzate per simulare l'effetto nel rimanente spettro, quello che Forum vorrebbe misurare. Qual è il rapporto tra il bilancio energetico della Terra e i cambiamenti climatici? Perché è così importante? La differenza tra l'energia entrante, che è quella, diciamo, che arriva dal Sole, e l'energia uscente. Ovviamente ci deve essere un bilancio, perché se l'energia uscente è minore di quella entrante, ovviamente il sistema si scalda. Questo è un po' l'effetto, diciamo, che provoca l'alterazione del bilancio energetico, provoca un riscaldamento. Qual è la difficoltà di valutare con accuratezza questi, diciamo, questi numeri? È legata al fatto che l'energia solare, la radiazione solare che arriva sulla Terra è dell'ordine di 300 watt per metro quadro, mediamente, che ovviamente è più o meno dello stesso ordine anche l'energia uscente. La differenza è dell'ordine di 0,6 watt per metro quadro, quindi un numero molto piccolo sul totale, però 0,6 watt per metro quadro sulla superficie terrestre, sta parlando, insomma, di gigawatt, cioè di energia equivalente di 300.000 centrali nucleari. E questo sbilancio è quello che può provocare cambiamenti climatici. Ovviamente dovrebbe essere un numero vicino a zero, è vicino a zero, però è leggermente positivo, quindi c'è un trend, diciamo, di riscaldamento. L'idea alla base della missione Forum arriva da lontano. Era il 1997, quando lo stesso Palchetti, da poco al CNR, cominciò a tracciare la strada. Certo, all'epoca la tecnologia non era matura per avere un satellite come quello che verrà ora costruito, ma venne comunque fatto uno studio di fattibilità. Arrivò poi un prototipo dal 2012 nella stazione antartica del CNR e un altro che volò su un pallone stratosferico, fino alla notizia che l'ESA era pronta a finanziare la missione. Data di lancio prevista, il 2026. Gli occhi nuovi di Forum guarderanno ciò che attualmente non viene visto da nessun'altra missione. Facendo il paragone con il visibile, quindi la radiazione vista dagli occhi umani, insomma, per intenderci, e finora si stia guardando usando i colori giallo e il blu, cioè i colori, diciamo, più freddi dello spettro solare, ma non si usa il rosso. Ecco, diciamo, quello che vorrebbe fare Forum vorrebbe vedere lo spettro termico usando un po' tutti i colori, diciamo, che sono contenuti in quello spettro. Oltre al CNR, lavorano al progetto le università di Bologna e della Basilicata, con il supporto costante dell'Agenzia Spaziale Italiana. La parte industriale sarà affidata a una cordata non ancora definita. A contendersi Forum sono le divisioni britanniche di Airbus e Thales, cui collabora anche l'italiana Leonardo.